colpire cosa. Comunque voi prima parlavate di bambini. Con il nostro media, oggi per il quale lavoro, è un media internazionale, ci siamo collegati con il commissario per i diritti dell'infanzia del presidente ucraino. Ecco, bambini morti a causa dell'aggressione russa in questi 14 giorni sono 62. 62 bambini morti in 14 giorni. Ma possono essere anche di più, visto che non è possibile in questo momento controllare tutte le macerie. Per farvi capire, secondo i dati UNICEF, negli 8 anni di guerra della Russia contro l'Ucraina, cioè dal 2014 al 22 febbraio 2022, i bambini uccisi sono stati 152. Adesso sono già 62 in Chiaro, 14 chiarissimo, giorni. Vladislav. Senti, Questo per farvi capire la situazione in generale com'è. ieri tu avrai sentito, immagino, le parole del presidente Zelensky, no? In qualche modo è stato interpretato quello che lui ha detto. Siamo disponibili a ragionare di come una mano tesa verso un possibile compromesso, un negoziato. Domani ci sarà un incontro importante, però contemporaneamente ha detto: combatteremo, combatteremo ovunque, resisteremo. Io ti chiedo, la tua gente, perché insomma è la tua gente, tu sei ucraino, quindi tu sei contemporaneamente un corrispondente, ma anche un ucraino e ci parli da quella parte. Ti chiedo, la tua gente in questo momento che rapporto ha con Zelensky? Molte persone hanno rivalutato Zelensky perché lui, nonostante abbia avuto il 75% dei consensi nelle elezioni del 2019, logicamente, come praticamente tutti i presidenti, il suo rating andava scemando di anno in anno. Beh, è logico, tutti i politici accadono una cosa del genere. In questo momento è difficile parlare di percentuali perché è anche difficile Certo, fare certo. un sondaggio Però il proprio sentimento ad che tu hoc, però il senti, no? sentimento, ma guardi, grande rispetto per lui, perché lui, nessuno si sarebbe mai immaginato che un comico sarebbe diventato il leader del mondo libero, perché quello che sta dimostrando con il suo coraggio non è andato via da Kiev, avendone anche avuto la possibilità, si sa Ok. che gli americani gli avevano proposto di lasciare la città, lui ha voluto rimanere. Quindi E gli quindi gli viene ucraini si riconosciuto di sono. essere rimasto lì. Sì, Ma la cosa che ti molto chiedo sì. io è, te lo dico da mamma, no? Se io Sì. fossi davanti alla condizione di dover scegliere se restare in patria, combattere o mettere in salvo i miei figli o salvare il mio uomo, e forse c'è un momento in cui tu dici basta, a questo punto arrendiamoci perché primum vivere, cioè io voglio vivere, voglio che la mia famiglia viva. In questo gli ucraini non lo stanno sperimentando questo sentimento, o tu senti che c'è un pezzo di popolazione che non ne può più, che è stanca semplicemente e che vorrebbe Guardi, soltanto che finisse la guerra. io le rispondo come padre. Mio figlio con la mamma li ho mandati in Italia. Io sono rimasto per combattere sul fronte informativo, perlomeno, per adesso. Se casomai, disgraziatamente, la situazione dovesse precipitare a Kiev, sarà allora che io impari anche ad usare le armi che non ho mai usato in vita mia. Capite? Il Chiaro. problema che ci poniamo noi, sì, logicamente ci saranno persone che sono già stanche, che hanno paura, è logico, è normale aver paura di morire, è normale Assolutamente dopo sì, aver certo. visto tutte queste immagini, dopo aver visto e sentito l'odore della morte, molte persone vorrebbero che tutto finisse come un sogno, ma capite, non è possibile, perché qui in gioco non è soltanto oggi. In gioco c'è il futuro. Se noi ci arrendiamo, non è che poi sarà la vita rose e fiori, no, ci Vladislav, saranno le manganellate parliamo come a del futuro Mosca, capite? prossimo, di domani, di dopodomani. La Sì. tua sensazione è che Kiev sia davvero accerchiata, come si dice, e che quindi possa cadere di qui a poco? Guardi, per conquistare una metropoli come Kiev, anche se è svuotata, non so di quanto, per metà o di un terzo, ma stiamo parlando di una città di 4 milioni di abitanti.
Io ho fatto i miei giri di ricognimento per comprarmi da mangiare, quindi ho potuto anche sondare sul terreno, vedere con i miei occhi come si sta preparando la città per un'eventuale avanzata dell'esercito russo all'interno della capitale. Beh, la città si sta trasformando in una roccaforte, speriamo sia una fortezza inespugnabile. Poi bisogna capire che per conquistare una città così grande, dove ci sono così tanti militari, così tanti volontari dei gruppi di difesa territoriale, le forze dispiegate in campo dall'esercito russo non sono Non abbastanza. sono Cioè, abbastanza, tu dici. Aspetta che assolutamente no, voglio, che chiedo neanche quei l'aiuto sia carri di Valentina che armati di che sono sempre lì. Tiziana.